schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video tutorial su come cambiare colore GRU, ma in maniera veloce ragazzi, senza dover riavviare l'applicazione come si fa alcune volte. E in genere dobbiamo riavviare l'applicazione perché non vediamo il colore GRU. Allora, il mio colore GRU attuale è questo viola che vedete, quindi andiamo a cambiare, diciamo, questo colore GRU. Scusate ragazzi, ma sto un pochino raffreddato e quindi nulla, mi sentirete un po' alla Eros Ramazzotti. Quindi detto questo, proseguiamo. Allora, per fare ciò ragazzi, dobbiamo andare in impostazioni, andate in rete mentre siete in sessione e disconnettete la rete. È abbastanza semplice, dovete attendere che vi butta fuori dal gioco. Automaticamente vi comparirà questo messaggio, attendete questo messaggio, lo accettate e tornate alla storia. Automaticamente, quando siete nella storia, andate al vostro PC e andate a cambiare, diciamo, il colore. Quindi passiamo al PC. Quindi a questo punto, quando sarete nella vostra pagina del social, andrete in gestione GRU e andrete a cambiare il colore. Io adesso qui non sto a mettere un colore elaborato, metto un colore alla cazzo, giusto per farvi vedere. Come vedete ragazzi, il mio colore GRU è sempre invisibile, non si vede mai. E comunque, come dicevo, andrò a mettere un colore alla cazzo, tanto per metterlo, anche se questo colore lo conosco già ed è anche figo come colore. Quindi se avete visto diciamo l'RGB e vi piace il colore, potete anche utilizzarlo. Quindi una volta fatto ciò ragazzi, ricaricate la pagina, assicuratevi che il colore sia caricato. Come vedete qui, questa barra azzurra sta a indicare che comunque il colore è stato caricato. Torniamo in game e che cosa dobbiamo fare? Riattiviamo la connessione ragazzi, riattiviamo la connessione, torniamo in game, andiamo in start online e andiamo ad avviare GTA Online. Alcune volte ragazzi può capitare, come a me adesso, che vi dà errore, però non vi preoccupate, vi basterà comunque, come respawnate, vi basterà ricaricare il start online, GTA Online, sessione solo inviti, e automaticamente avrete il vostro colore senza bisogno di dover riavviare il gioco e senza aspettare, insomma, no? Senza aspettare il caricamento del gioco. Adesso andremo online e vedremo il colore che abbiamo appena, diciamo, caricato nel social club. Ripeto, quel colore ragazzi era un colore semplicissimo, preso, buttato lì così, però è carino anche come colore perché è un celeste fluo molto molto acceso. Quindi una volta che siete online ragazzi, già dal menu impostazioni, se premete start online e andate in GRU, le mie GRU, potete vedere che già avete cambiato il colore della GRU. È già attivo, quindi vi basterà andare allo Santos Custom e mettere il colore ragazzi. Il passo è abbastanza semplice, diciamo che per caso ho scoperto questa cosa e volevo rendere partecipi anche voi. A seguito di questo video ragazzi, porterò altre tre vernici, diciamo, speciali per modificare l'azzo intorno, quindi avrete altre tre vernici per fare le vostre zentorno. Se avete qualche richiesta fatemela, cercherò
di accontentarvi, magari qualche auto in particolare, volete qualche colore, fatemelo sapere. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.